from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you down. Oh, baby. Oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power. Change your heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing all day. Una delle tre città in Italia protagonista di questa giornata, siete in tanti, noi vi auguriamo una buona giornata, sono sicuro che vi divertirete, quindi un buon lavoro anche a tutti gli operatori e agli amici del Comitato Italiano Paralimpico che hanno organizzato e che ogni anno danno appuntamento qui, in questo caso a Mirandola, ma negli anni precedenti ricordiamo Parma, Bologna, Modena. E allora il saluto del presidente del CIP Gianni Scotti. Allora Gianni, l'anno scorso eravamo a Parma, oggi siamo a Mirandola, sono qua. Un saluto a tutti questi ragazzi delle scuole e soprattutto il perché oggi siamo qui a Mirandola. Allora, grazie ragazzi, grazie a tutti per essere qua. Sono 7 anni ormai che ci troviamo in questa bellissima manifestazione. Sono 7 anni che nel cuore sostiene questa iniziativa. Permettetemi prima di velocemente di ringraziare l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale, tutte le autorità presenti che sono qua oggi. Ringrazio soprattutto i volontari che hanno e che stanno lavorando per questa iniziativa, che è un'iniziativa importante. E ringrazio l'associazione Tacconi per averci aiutato nel giro che ieri abbiamo fatto dai comuni nell'area terremotata con la fiaccola che abbiamo
lanciato un messaggio proprio in quanto il Comitato Paralimpico vuole essere vicino ai vostri problemi, ai problemi di noi emiliani, che siamo così forti e vogliamo continuare ad esserlo. Ragazzi, volete? Noi sappiamo benissimo che nella vita ci sono succedono dei problemi, stringiamo i pugni e continuiamo ad andare avanti. Il Comitato Paralimpico, ma soprattutto gli atleti come Cecilia, dimostrano che ci possiamo rialzare come prima e più di prima. Grazie a tutti voi che siete qua, ringrazio anche il liceo sportivo di Ferrara, Loriti, e il liceo Giordani di Parma per aver, facciamogli un grande applauso, bravi, e tutti i vostri insegnanti, grazie a tutti. Allora, grazie al Presidente. Allora, Presidente, ci sono altri ospiti che dobbiamo invitare a un saluto? Il Vice Sindaco. Allora, dov'è il Vice Sindaco di Mirandola? Eccolo qua, bellissimo, guardate che bella giacca, Vice Sindaco. Vice Sindaco, qual è il primo sport che farà? Perché a noi hanno chiesto se lei gentilmente dopo prova l'arrampicata con i Vigili del Fuoco. Ce l'ha chiesto l'opposizione. No, no, sono d'accordo, l'arrampicata era la mia prima scelta, quindi senz'altro volentieri. No, ne approfitto per ringraziare tutti i volontari che hanno organizzato questo evento, ringrazio ovviamente il Comitato Paralimpico perché questa è un'occasione importante per noi, è un'iniziativa nazionale, siamo in collegamento con Piazza. E poi chiederei appunto a tutti i ragazzi un bel applauso per i campioni e per noi stessi che oggi siamo qui, abbiamo la possibilità di vedere un esempio concreto di come si affrontano le difficoltà e si vincono proprio con l'impegno, il sacrificio e la lealtà. Grazie a tutti. Grazie Vice Sindaco per ospitarci, abbiamo anche il dottor Vaccari che rappresenta la provincia, prego anche lei un saluto, adesso ne abbiamo circa 500, quindi fino alle 3 siamo qui a fare i saluti. Allora, lo sport, in questo particolar caso lo sport paralimpico viene a Mirandola, è un segnale molto importante per i motivi che sappiamo già. Sì, è un segnale molto importante di vicinanza a questo territorio che è stato così duramente colpito dal sisma del maggio scorso, un segnale di attenzione, un segnale attraverso il quale si può dire che con lo sport si può ricominciare una vita normale. Non solo per i normodotati ma soprattutto per i diversamente abili che possono trovare, come stanno trovando in questo territorio, nello sport un'occasione di crescita, di formazione, di aggregazione, di amicizia con tanti loro coetanei. Nelle scuole innanzitutto, su quale stiamo cercando di investire parecchie risorse, anche umane, e nelle società sportive, il CONI, tutte le società sportive di base, il CSI, la UISP, enti che stanno facendo tanto e con i quali le istituzioni stanno collaborando. Questa ovviamente è una giornata molto importante e tutti questi ragazzi sono per noi come giocatori della nazionale e ovviamente a loro va il ringraziamento, alle loro insegnanti, alle scuole che hanno accettato l'invito del Comitato Italiano Paralimpico. Grazie. E poi l'orgoglio di avere una campionessa paralimpica che ha portato a casa tante medaglie, ci è voluta una macchina in più per portarla a casa, che è nata in queste terre. Sì, la Cecilia è un esempio per tutti loro, per tutti i ragazzi, per tutto il mondo sportivo di questo territorio, di tutto il paese, perché è una ragazza che ha saputo con tenacia, con determinazione, con passione, con coraggio affrontare le difficoltà della vita, ma soprattutto farlo cercando di costruire anche un percorso diciamo all'interno della scuola che l'ha portata, mentre si preparava per le Paralimpiadi, a diplomarsi al liceo scientifico e a costruire quindi parallelamente un percorso importante oltre a quello straordinario di atleta con talento e con risultati che ci auguriamo possano essere ulteriormente migliorati alle prossime occasioni. Grazie all'assessore della provincia di Modena allo sport. Allora, avete sentito ragazzi, Cecilia è andata, ha vinto le medaglie d'oro ma ha anche studiato, quindi è importante fare lo sport ma soprattutto studiare come ha fatto lei. C'è anche Franco Bertoli, se vuole. Sì, il presidente del CONI, è uno alto, 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 quindi lo si trova subito, perché eccolo lì, grande campione, pallavolo, ma non solo, un campione di sport. Allora,
Presidente Lecconi, tanti ragazzi oggi qui perché lo sport paralimpico scende in piazza, in questo caso a Mirandola, in questa giornata particolare, ma vuole anche venire incontro a questi ragazzi che saranno il futuro di domani. Buongiorno a tutti, lo sport paralimpico è qualcosa che ci insegna tanto, a me ha insegnato tanto perché siamo tutti diversi tra di noi, alcuni sono più diversi e devono affrontare delle disabilità per tanti problemi che possono succedere a tanti di noi nella vita. A quel punto lo sport è una grande soluzione, una soluzione per trovare delle motivazioni, per uscire di casa, per andare magari avendo un sogno a giocarci un'Olimpiade, l'Olimpiade di Londra. Io ho lavorato a Sky, ha fatto vedere tantissimo sport per disabili e devo dire che io da campione abile ho imparato veramente tantissimo seguendo questa Paraolimpiade, perché i disabili hanno tantissimo da insegnare a tutti noi tra virgolette abili, quindi è bellissimo che in una giornata come oggi il CIP regionale si impegni e sia qui a Mirandola con voi per lasciarvi questo bellissimo messaggio. Buona giornata e buon divertimento, ciao. Grazie anche al Presidente Lecconi. Io dovrebbe essere presente anche il responsabile scolastico, cioè quello che in questi giorni è diventato matto a mettere insieme tutti questi ragazzi. No, sto scherzando chiaramente. Roberto Bicego. Allora Roberto, ce l'hai fatta, abbiamo portato tantissimi ragazzi, d'altronde l'appuntamento ogni anno con questa giornata dedicata agli sport paralimpici è importante e sono sempre tanti i ragazzi delle scuole che oggi sono qui e possiamo dirlo, non sono sui banchi di scuola ma sono qui per una lezione di vita. Questo direi senz'altro, anche se oggi il merito di aver organizzato tutto va a Scotti e al Comitato Paralimpico. Noi come ufficio scolastico abbiamo cercato di fare la cassa di risonanza per una manifestazione sicuramente importante e direi che oggi sia l'ulteriore testimonianza che il binomio sport e cultura deve assolutamente andare di pari passo, devono essere due attività, soprattutto in un'età di crescita come questa, soprattutto con ragazzi che presentano caratteristiche assolutamente compatibili con tutti i loro compagni dal punto di vista sia sportivo che culturale. Questi sono i momenti in cui dobbiamo fare feste e andare avanti sulla strada giusta. Non so, io faccio.
mentali, perché è una giornata bella, importante, e siamo qui per divertirci e imparare. Allora, buon divertimento! La cosa che mi piace dire alle persone, dal momento che io sono sardo ma vivo a Modena e metto a disposizione la mia persona, noi abbiamo alla fine di febbraio una settimana bianca fatta proprio per la disabilità su Afanano. Arrivano 60 famiglie da tutta Italia, non c'è una persona di Modena o di provincia e non si capisce il perché. O a Modena e provincia non c'è il problema, o c'è il problema ed è sotto la sabbia. Adesso, cogliendo l'opportunità di Cecilia, che adesso ha vinto le medaglie d'oro, ma Cecilia esisteva anche l'anno scorso, Cecilia esisteva 2 anni fa, Cecilia esisteva anche 10 anni fa, Cecilia esiste fra 10 anni. Quindi questo momento di clamore, che è bello che lei se lo viva, lei, la sua famiglia, Antonella, la mamma, Giampaolo, il papà, di questa disabilità non ci si può scordare nel quotidiano e ricordarsene esclusivamente quando si toccano gli allori di Londra. Io credo, è presente qui Gianni Scotti, è presente la Teresa Padovani, che è questa signora che ci vede relativamente poco, se la volete inquadrare, che c'è questa giacca lilla che è appena dietro, che è la presidente dello Sci Club Paralimpico Fanano. A Fanano abbiamo una sede legale a Modena, la sede operativa a Fanano, e noi siamo disponibili ad accogliere queste persone. La disabilità visiva, quella alle articolazioni inferiori o alle mani, abbiamo dei ragazzi che sciano su dei monosci, abbiamo dei figli di ingegneri dell'ENI che vengono da Milano, abbiamo una ragazza Benedetta Spampinato, che è una ragazza non vedente, che è laureata in scienze delle comunicazioni internazionali a 25 anni ed è il record del mondo in apnea a 46 metri. Cioè, noi qui a Modena riusciamo a far girare queste persone e a Modena nessuno sa niente, dalle strutture quotidiane a chi deve capire, e qui non mi allargo. Io la ringrazio per avermi dato questa possibilità e aver potuto comunicare a Mirandola, ma dico al territorio che ha bisogno in questo momento che qualcuno gli stia vicino, perché quello che hanno sofferto e la dignità con la quale stanno superando queste cose. Tra queste persone ci sarà anche qualcuno che avrà anche una disabilità in casa e non può essere dimenticato per questo. E io mi sono permesso di dire, chiedo scusa se mi sono allungato, ma forse era necessario che lo dovessi dire. La fotografia per la premiazione, per la consegna della targa del Comitato Italiano Paralimpico, oggi giornata nazionale, con il convegno anche nel pomeriggio. Nella giornata di martedì una tavola rotonda, oggi invece in piazza Mirandola e a Milano e Roma, le altre due piazze, con i collegamenti di Skype per festeggiare gli atleti paralimpici, ma anche per far incontrare i ragazzi delle scuole con lo sport paralimpico che tante gioie ci ha regalato a Londra. Questa mattina Cecilia Camellini e gli altri atleti della nazionale presenti, anzi qualcuno è ancora qui. Molte attività si sono svolte, diversi gli sport paralimpici presenti, le associazioni di volontariato, l'esercito, i carabinieri, la polizia. Allora, la foto ne avete fatte 103-104, allora vice sindaco, com'è andata? Dunque, io ho incontrato una piazza festante dalle 8 e un quarto del mattino, adesso che siamo già alla mezza, direi che è andata bene. Quindi è bello, perché è una piazza questa che negli ultimi mesi purtroppo non ha visto tante giornate con soprattutto la presenza dei più piccoli. Esatto, io penso che sia la prima in effetti come giornata dove si ripopola di ragazzi e di gioventù. Abbiamo lasciato questa piazza praticamente il 20 maggio, che era l'ultima giornata di fiera, e quindi ci ha interrotto proprio un momento di festa e oggi invece ricominciamo. Allora Scotti, Gianni, presidente del comitato, guarda che tu hai avuto questo grosso onore, ma anche impegno, perché hai lanciato, hai praticamente, e qui abbiamo la rappresentanza del vice sindaco, questa piazza l'hai fatta ripartire con questa iniziativa. Ma io sì, però prima di dire qualcosa, io vorrei che qui di fianco a me c'è il vicepresidente nazionale del CIP, Remo Breda, fargli dire le due parole su come ha visto la questa manifestazione.
Allora, vicepresidente, so che lui è arrivato quando ha tirato fuori il formaggio, il parmigiano reggiano, e ha detto, ha sentito, allora ha detto mi presento. Allora, un altro anno, un'altra giornata importante con grande successo, al di là poi delle medaglie, come si diceva questa mattina, no? Che magari si accendono i riflettori solo quando ci sono delle vittorie, in realtà tutto l'anno siete impegnati nelle attività con i ragazzi delle Paralimpiadi, ma anche con i ragazzi disabili. Tengo io, dice bene, comunque, quello del formaggio è una cattiveria che gliela perdonata comunque, ho rifiutato molte volte prima che me era stato offerto. Che dire, una bella piazza, è la settima edizione che facciamo di questa giornata con il cuore. Io non ho mai avuto occasione per motivo o per l'altro di partecipare, è la prima volta e ho accettato l'invito di Scott di venire in Emilia. Io sono veneto, quest'anno in Veneto non era prevista, quindi di buon grado, proprio tenuto conto anche del contesto. Quindi aver pensato a Mirandola in una situazione che ha subito evidentemente i torti di una natura che è evidentemente imprevedibile, a portare il nostro sport, che per molte ragioni può avere le stesse dinamiche, molti nostri ragazzi si trovano atleti paralimpici in seguito a incidenti perché si trovano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, quindi anche lì c'è una natura che fa i conti come vuole lei ed è spesso una natura imprevedibile. Ecco, aver unito, io ci vedo in questo rapporto, ci vedo delle analogie. Essere venuti qui secondo me non è un caso, anche per aver portato il nostro pensiero ottimista, ecco, la speranza che questi nostri ragazzi sanno dare a chi ha toccato con mano il disagio, di chi ha toccato con mano purtroppo ciò che non avrebbe mai voluto vivere nella sua vita. Io vedo un parallelismo, ecco, fra essere qui a Mirandola con il movimento paralimpico. È stata continua ad essere un'esperienza veramente ottima, sento i ragazzini festanti, spero che abbiano imparato qualcosa anche dal vedere le discipline che si possono praticare, e l'augurio che mi faccio sempre in queste occasioni che anche uno solo di loro possa tornare a casa arricchito e con una conoscenza in più rispetto a quando questa mattina è entrato in questa piazza, sarebbe già un grosso risultato. Bene, allora noi ringraziamo il comitato perché ha portato veramente personaggi molto importanti. Questa mattina Cecilia è arrivata con la fiaccola e quindi noi vi ringraziamo anche tutte le associazioni che si sono impegnate e si sono date da fare, tutti i volontari che da questa mattina ma anche nei giorni precedenti hanno realizzato quello che poi è una manifestazione ma che ha del lavoro dietro alle spalle, come del lavoro ce l'hanno tutte le persone che affiancano i ragazzi disabili e li accompagnano nelle avventure, perché oggi è una giornata di festa, le Olimpiadi durano poco meno di un mese ma poi in realtà tutte le settimane abbiamo intervistato anche questa mattina atleti, ragazzi, genitori, amici, conoscenti, associazioni, scendono nei campetti di calcio, nelle piscine, dove si fa dello sport, e anche loro, come tutti gli altri, magari con un po' meno di visibilità, affrontano questi impegni che servono sia per la parte sportiva ma anche come impegno di vita. Noi dobbiamo la parola a questo nostro amico che è l'amico di sempre, Orlando Capriglia, che ha impreziosito sempre i rapporti con le amministrazioni da anni, ha lavorato per il Comitato Italiano Paralimpico, è stato uno dei fondatori e oggi si trova ad avere le piazze gremite che credono in un progetto che una volta era solo un sogno. Grazie a tutte le attività che sono state svolte nell'arco degli anni, con l'impegno costante si è portato alla luce una grande soluzione, una bellissima festa che può essere soltanto la riorganizzazione di un'attività sportiva che deve essere considerata per abili e per disabili, per Olimpiadi e Paralimpiadi sotto lo stesso marchio del CONI. Bene, allora io direi Gianni che noi adesso torniamo di nuovo con i bambini, con i ragazzi che si stanno divertendo, i vigili del fuoco sono stati presi d'assalto con la loro parete d'arrampicata, adesso ridateceli tutti indietro i ragazzi. Allora facciamo un altro grosso applauso a questa campionessa olimpica, 4 medaglie a Londra. Se le portate tutte a casa lei, infatti anche gli altri hanno detto lasciaci una medaglia almeno. Ed allora io vorrei chiamare in questo momento, anzi lo possiamo fare subito perché l'abbiamo sul palco, il signor Tacconi,
dell'associazione Tacconi Onlus per la consegna di una targa da parte di Cecilia. Allora Tacconi, la vostra associazione di che cosa si occupa? Ricordiamolo. La nostra associazione si occupa di integrazione e sostiene che questi eventi siano la fase più importante, perché quando metti le basi puoi andare in altezza finché vuoi. Bene, quindi complimenti. Cecilia consegna una targa per ricordare l'impegno di questa associazione, impegno che ogni giorno i ragazzi e i volontari dell'associazione mettono il loro tempo e la loro conoscenza a disposizione di altri ragazzi. Oggi ce ne sono qua diversi, poi saluto tra l'altro gli altri campioni paralimpici che poi verranno qui a premiare. Bene, l'applauso per la premiazione, perfetto. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love.
love is all you need. There's nothing you can know that can't be known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy.